Il primo sole novembrino ritira l'umidità del manto erboso dell'Angelini, che si presenta disconnesso, ma pronto per carburare l'agonismo della gara Chieti-Matelica, a cui fanno da cornice più di 1000 spettatori, compresa la rappresentanza dei tifosi biancorossi. L'attaccante neroverde Di Nardo parte dalla panchina. Tra i marchigiani, due gli ex, Alessandro Borgese e Vittorio Esposito, che al 12° sfodera uno dei suoi numeri tecnici, superando la difesa avversaria, che chiude la pericolosa velleità dell'attaccante con l'estremo neroverde Fatone, bravo a chiudere lo specchio della propria porta e far ripartire in contropiede la squadra di Ronci, che in velocità mette in forte imbarazzo la retroguardia biancorossa, che a stento tiene a bada Dos Santos, poco fortunato nella conclusione a rete. L'azione pressante dei padroni di casa è incessante. Al 19° prima l'inesauribile Del Grosso traversa per Dos Santos, che di testa mira alto, e poi ancora il capocannoniere Teatino è bravo a sfuggire all'avversario, ma nulla può sull'anticipo di Nobili. L'assetto tattico del Matelica è prudente ma non difensivo, e si vede, perché gli ospiti non si risparmiano, tirano fuori le qualità tecniche, e chi meglio di Bondi al 29° può di nuovo recare apprensione in area neroverde, dove Fatone compie un autentico miracolo. Ci si diverte sugli spalti e si incita rumorosamente, compresa la tifoseria marchigiana, che stringe i denti quando l'estremo Nobili bisticcia con se stesso, ma recupera la meno peggio su Dos Santos. Al 41° rischia il Chieti sulla minaccia offensiva di Picci, che fa gridare alla rete del vantaggio. Meritata pausa per tutti al dolce buffet della sala stampa, e si riparte con la seconda frazione di gioco, senza variazioni in campo. Abruzzesi che nel giro di 4 minuti guadagnano due calci d'angolo, ma senza conclusione a rete, che arriva alla prima incursione dei marchigiani. Veloci nell'allargare la manovra, sostenuta dal preciso suggerimento di Bondi per Vittorio Esposito, che da galante ex si congratula con il cuore. Al 15° sta filata pregevole di Massimo, che sibila sulla traversa di Nobili. Ronci chiede determinazione ad Antonio Di Nardo e Roberto Esposito, che hanno rilevato Suriano e Del Grosso, ma il Chieti adesso fatica a lanciare gli esterni, sia per le precarie condizioni del terreno di gioco che per non riuscire a neutralizzare le individualità e gli spunti offensivi dei biancorossi, che raddoppiano ancora con Vittorio Esposito, bravo nel mandare in frantumi la difesa dei neroverdi, che forse accusano. Sta di fatto che vengono meno l'attenzione o la concentrazione, e Dos Santos vanifica l'opportunità di dimezzare lo svantaggio con un calcio di rigore neutralizzato da Nobili. L'allenatore ospite decide di amministrare il gioco, chiama Vittorio Esposito. Applausi per l'ex dagli sportivi teatini, che non assaporano la consolazione della rete di Di Nardo, che viene annullata. 4 minuti di recupero e nulla cambia. Marchigiani sugli scudi, ma già da domenica si riparte con il conforto della tifoseria teatina, che avrebbe gustato il dolcetto, ma il Matelica ha interpretato bene la festa con un gustoso scherzetto. Mister, una prova di determinazione, di coraggio, però questa volta vedo il Matelica, una squadra che in campo non conosce rivali a tutt'oggi. Non è così, nel senso che queste sono partite dove si giocano 90 minuti, perché anche il Fano sembrava come il Matelica e è in difficoltà, la Sam sembrava come il Matelica e è in difficoltà, prima o poi capiterà anche il Matelica. È un campionato talmente equilibrato, nella partita di oggi purtroppo abbiamo provato a giocare su un campo veramente pietoso, campo più brutto di tutta Italia probabilmente. Abbiamo affrontato una squadra forte, basta vedere i giocatori che ha, oggi l'ha dimostrato. Noi abbiamo fatto la nostra partita cercando di contrapporci a loro e ripartire. La squadra ha dato tutto quello che aveva, ha sbagliato un rigore, ha fatto due gol, sinceramente sono curioso di vedere questi due gol. Quello che noi stiamo cercando di costruire è comunque una squadra in cui il talento di questi giocatori, Esposito, Bondi, giusto per citarne un paio, siano veramente a disposizione del collettivo. Un giocatore talentuoso fino a se stesso serve, credo, a nessuna squadra, neanche quelle proprio di fortissime nel mondo. E quindi sta l'intelligenza nostra, la bravura, l'intelligenza di questi giocatori, la bravura
dell'organizzazione di tutti quanti i giocatori e far sì che queste qualità individuali possano portare frutti alla squadra.